che distrugge anche quando da giocatore o da allenatore ci siamo. È capitato dentro uno spogliatoio, sapete che ogni tanto c'è semena dentro gli spogliatoi, no? Non siamo come l'Italia, che andiamo a Svezia, si fanno pure menà. Oltre che una squadra dei profughi, ci siamo fatti anche menà e ora stiamo urlando a casa. Una volta l'Italia menava e vinceva, adesso c'è meno e piagnemo. E che è la differenza tra il calcio italiano? Ha portato tutti i stranieri in Italia, è successo questo, che non c'è più un italiano che mena. Andiamo in Svezia e ci menano. Siamo diventati tutti pariolini. E il calcio italiano è finito. Pariolini, usciamo anche da sto mondiale. Per paura. Siamo andati in Svezia, non abbiamo avuto paura. Non si può giocare con la paura. Se io vedo la mia squadra che gioca con la paura, io me ne vado e ci metto un altro più coraggioso, perché può darsi che io gli ho trasmesso paura. Ma veramente abbiamo perso con chi, oh? Oh, stiamo andando fuori dal mondiale. Perdiamo tutti, eh? Perdete voi giornalisti, perdiamo noi addetti ai lavori, perde l'Italia. Ci siamo svegliati, dobbiamo cambiare le regole. Le primavere sono fatte tutte da stranieri, basta. Il calcio è fatto agli italiani, questo è il campione italiano. Se no, no, fa il campione europeo e mondiale. E qui ogni mese ne esce uno, oriundo, mettiamo dentro. Va, oh. Mannastra più agli italiani nei campioni di Serie D, di Serie C, dategli l'opportunità. Vedete quelli come sono. Se noi mettiamo una squadra di Lega Pro contro la Svezia, vincevamo. Vincevamo perché la Svezia vale una squadra di Lega Pro. Di Lega Pro. Per la paura. Quando c'è paura, che succede? Che te fai? Autogol. Quando c'hai paura, te fai autogol. Quando giochi con la paura, senza tirare in porta. Oh, ma questi mo ci vanno sta fino a lunedì. Con sto pensiero che usciamo fuori dal mondiale. Ma è una vergogna, eh? È una vergogna. Faccio fare una riflessione, si ricorda nel 54, nel 58 l'Italia piena di oriundi? Che successe? No, perché non era ancora nato. Però la storia ne parla E che benissimo, non dice? si può ricordare. Va bene, questa è che stiamo vicino. Corsi e ricorsi storici. Noi ci stiamo vicino, noi facciamo sempre i cosi. Una curiosità, a proposito di quello che diceva prima della capacità dei difensori italiani di non difendere. Poco prima della partita dell'Italia è stata trasmessa un'intervista a Chiellini, Sì. dove lui raccontava che di difensori italiani che sanno marcare non ce ne sono più. Cioè, Certo. adesso quelli che vengono fuori sono tutti bravi ad Lo impostare, diceva anche Cannavaro 10 ma a anni fa. marcare niente. Questa considerazione proviamo a riportarla qui da noi. E allora la domanda è questa. A difensori che marcano, che sanno marcare, la Ternana com'è messa? Messa molto bene la Ternana è l'opposto. La Ternana sa marcare. Per il mio tipo di gioco, che io voglio un'impostazione, il giocatore va in difficoltà e allora si scorda di marcare perché pensa ad impostare. Perché io ho marcatori veri. Signorini è un marcatore. Valiant è un marcatore. Gasparetto è un marcatore. Sono marcatori. Marino no. Marino è un giocatore moderno perché è un centrocampista che gioca dal basso. Io voglio quei tipi di giocatori.